una cosa particolarmente notevole di questa mostra è che queste opere sono 100 anni che non sono più insieme. De Chirico ha dipinto a Ferrara 50 quadri, di questi 50, 7-8 sono proprio piccolissimi e molti non finiti, quindi diciamo si può contare su 42 opere, di cui noi abbiamo in mostra 28, più dei disegni, più 6 disegni, quindi oltre 2/3 di quello che lui ha realizzato qui e quasi tutte le cose più importanti. Oltretutto sono quadri rigorosamente di questo periodo, perché poi, come si sa, De Chirico ha anche ripetuto molti soggetti, invece questo è solo, sono solo opere di quest'epoca e oltretutto messe a confronto con tutto quello che Carrà ha dipinto in quegli anni, sia di Ferrara sia subito dopo a Milano, cioè tra il 17 e il 18, 13 opere di Carrà in tutto, di cui quasi sono esposte 11. Con Gerd Ross siamo di fronte a questo quadro che ha questa scritta, Heidel, che significa? Heidel è una parola con le radici nel greco che significa invisibile. E De Chirico usa questa parola, scritto, che è già una contraddizione in sé, perché come si scrive, come si vede l'invisibile, ma la sua idea, uno dei suoi punti fissi della sua estetica è veramente rendere l'invisibile visibile, naturalmente. E questo attraversa una pittura che opera soprattutto col mezzo di allusione, perché naturalmente, per definizione, l'invisibile non si può rendere visibile.